Ragazzi, finalmente ci siamo, nuovo episodio con la nostra Kenyon Stoic. Oggi facciamo un bel upgrade. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente torna la Stoic sul canale. Mi avete bombardato nei commenti, siete super interessati a questo frontino di casa Kenyon, pensate un po' per l'All Mountain e l'Enduro. Come vi ho detto negli scorsi episodi andremo a modificarlo, mi sono arrivate un bel po' di cose da montargli sopra, quindi migliorare il montaggio di base, e oggi appunto andiamo a fare una bella modifica perché andiamo a cambiare la forcella. Di base c'è montata una RockShox Pike con la cartuccia Charger da 140 mm di escursione. Oggi facciamo un bel upgrade, un bel miglioramento, perché andiamo a montare una Marzocchi Z1 Coil, quindi pure a molla. Su questo tipo di mezzo non andiamo a badare molto al peso, quindi la forca a molla è perfetta. Di base già la Marzocchi, che è una specie di derivazione della Fox come concezione, ha qualche etto in più messo nel posto giusto così da aumentarne un po' la rigidità. Qui invece poi abbiamo la molla come elemento elastico che aumenta ancora un po' il peso, ma sinceramente su questo tipo di mezzo, che è pensato per un utilizzo senza fronzoli e senza troppe preoccupazioni, devo dire che secondo me è perfetta. La cosa più importante secondo me però è il fatto che andremo ad aumentare anche la corsa, perché qui parliamo di 160 mm, quindi alzeremo di ben 2 cm l'anteriore e quindi poi andremo a vedere come si comporterà sul tracciato. Ovviamente io sono impossibilitato a lavorare sul mezzo e abbiamo il nostro meccanico dell'inizio. Sì, meccanico d'eccezione, meccanico oggi. Pilota. Ha già il grembiulino, raga, partiamo a manetta. Posso procedere? E partiamo con l'unboxing. Ah, Andreino. Che roba? Che robetta. Sono un po' agitato. Sei un po' agitato, come mai? Ma che robetta! Che roba! Un close-upino. Emozionante questa, eh? Sì. Molto bella. E poi sai cos'è la cosa più bella di tutte? Che non avrei la menata di fare il sag. Perché sì, avrai la molla e non devi sistemarla. Come vedi qua c'è il pomello. C'è la cartuccia Charger che deriva direttamente da quelle Fox. Super facile. Aperto e chiuso. E sotto ovviamente poi avremo il rebound. A sinistra, al posto del classico tappo dell'aria, invece lì c'è la molla su cui potremo agire sul precarico, ovviamente. Sei sicuro di dover partire da lì? No, ah, io parto... Da cosa partiamo? Parti dal freno? Magari partiamo dal togliere la ruota davanti? Non è difficile cambiare la forca, ragazzuoli. Ci sono solo un paio di passaggi. No, Andreino è un gran bravo meccanico. Tra l'altro mi piace che Andreino aveva tutto il cavalletto da poter alzare, però lui ha deciso di stare basso. Sì, perché dopo sono scomodo sopra, Ho capito. Purtroppo la casa non fornisce ancora il cavalletto automatizzato che si alza e si abbassa. Adesso si svita l'attacco manubrietto. Con le viti del 4 sono quelle lì, giusto? 4. Abbiamo notato dei problemi di bilanciamento della bici, allora l'abbiamo spostata sul cavalletto. Sarete già accorti. Sì. Adesso modalità smonta tutto. Tec. Vai, dammi il manubrio, te lo tengo io. Lo tieni tu, mamma mia quanto sei efficiente. Mettiamo qua sotto la scella stile baguette. Ma dammi a me. Marco potrebbe essere contento di questa cosa. Attenzione, devo andare tranquillo. Tec. Dammi la forca. Infili la brugolina lì così. Tec. Brugolina può essere qualsiasi cosa, è di tubolare. Che non rovini il telaio e i cuscinetti. Una volta smontata la forca, le mettiamo qui sul banco. Andiamo a prendere il metro, che è lì, proprio lì appoggiato, e andiamo a misurare la lunghezza del canotto qui. Quant'è? 17? 17. Ok, facciamo 17. Sei convinto, Andreino? 17, si stiamo dritti, facciamo 17. Bomba! Adesso prendi quell'attrezzino che c'è lì. Il giratubi non è altro che una specie di morsa con una lama in acciaio. Devono appoggiare i due rulli. Adesso stringi. Ok, buona. Adesso devi cominciare a farlo girare. Orario sarebbe meglio così, bravo. Quando comincia a girare un po' bene, libero, gli dai mezzo giro di vite. Bravo. È normale che sia duro, stai tagliando l'alluminio.
Potrei farlo, sì, con piano. Vedi che ecco, il rumorino che sta andando. Bravo Andreino, potevi fare anche un po' con più calma, però va bene, ci sta. Sì, adesso? C'è un po' di carta vetro. Sì, adesso prendiamo un po' di carta vetro. Cosa? La precisione del taglio. Questa che roba. Mamma mia, Andreino. Pignoli. Sono emozionato da tutto questo. Sì, ci vorrebbe il suo attrezzino apposta per ripilare tutto il bordino, eh. Perfetto, Andreino. Perfetto. Perfetto. Ecco, sì. Adesso ragazzi avremo un breve stacco pubblicitario per infilare il ragnetto. A few inches later. E fu così che, come per magia, il ragnetto spuntò nella posizione perfetta. Su questo, raga... Segreti. Sì, segreti poco professionali. Adesso manca l'ultima operazione da fare sulla vecchia forca, cioè togliere il rasamento. No, cacciavite, è l'unica. Con molta calma, se no roviniamo tutto. E come per magia, anche il rasamento è stato rimontato. Vi dico solo che abbiamo utilizzato la leva di Gesù, di Tecnomus. Prendi il pennellino, dagli una passatina sul rasamento. Basta. Tutto attorno, bravissimo. Un uomo mi potrebbe dare la mia forca. Mamma, che montaggi, che montaggi! Ma video o della forca? No, no, tutto, montaggi, video e forca. Spacerino della serie sterzo. Mettiamo tutti gli spacer. Però no, uno solo per te, no, Andreino. No, lo voglio bello alto io. Ma sei già più alto 2 centimetri, devo eh. Devo trickare? Tirane via uno, fidati devo di me. Devo trickare? Sei già più alto 2 centimetri. Ma perché? Se ne sei tu di perché? Le so io. Hai già alzato la bici 2 centimetri e in più anche adesso... La spartanona l'ho fatta tutta alta. Tutta, adesso. Tutta alta. E non ti si chiude lo sterzo? Tec. Lo tiriamo dopo questo, lo tiro subito. Subito quella lì. Dinamo metrico o no? No, qua bisogna andare a sensazione. Tira, bisogna impacchettare la serie sterzo. La regola principale della serie sterzo è che devi tirarla fino a che gira libera. La regola, diciamo, più facile da seguire sarebbe montare la ruota, alzare la bici sulla ruota posteriore e la serie sterzo deve essere, non deve essere troppo tirata da non far girare lo sterzo libero e farlo cadere di lato. Andreino, stai bene oggi? Eh? Abbiamo avuto una piccola defiance. Andreino cercava la pinza, non la trovava più. Chissà dove era la pinza, eh? Non era attaccata al resto del freno. Che Andreino, ma non ti sei accorto di una cosa? Io non ti ho detto niente, ma non ti sei accorto di una cosa? Non hai visto che hai messo il tubo del freno all'esterno della forcella? Ma adesso me lo dici? No, te lo dico adesso perché devi accorgertene te da solo, devo dirtelo io. Me ne ero accorto, però ho detto vabbè, se non mi ha detto niente va bene. Già che ci sai che smonti il perno, dagli anche un'ingrassata. In questo perno? Sì, buona, a posto. Anche sulla vite, cioè sul filetto, buona, già troppo. Dai, che sbagliando si impara. Devo essere a lavorare, come dice tuo papà, al lavoro quello vero. Sempre questa cosa la sbaglio. Sempre. È vero, eh? Però è bello che te ne accorgi alla fine. Non è la prima volta. Non è la prima volta? No. Oh, ma quanto spacca la Z1 sulla Stoic? È una bombetta, con gli adesivi rossi in contrasto col verde. L'hai lasciata un po' morbida, qui dopo dobbiamo regolare il disco. L'hai lasciata un po' morbida, Andreino? A stecca l'hai tirata. Bomba, adesso dobbiamo mettere la vitina lì, che era tutto il video che volevi metterla. Secondo me è il tojo per i prossimi dream build, mi assumo. È lungo, sì, ci dovrebbe accorciarlo un po'. È sempre un passaggio. È sempre un passaggio difficile? Sì. Come mai? Non lo faccio mai, tra l'altro, questo passaggio. Sa com'è nato dentro. Liscio come l'olio. Io il cappuccio lo tirerei via, il cappuccio rosso, Sicuro. Così, un po' antiestetico. Guadagni 10 watt con questo. Ah, dai, già perfetta la leva, hai visto che roba? Non c'è neanche da regolarla. Adesso bisogna tirare l'attacco manubrio. Ma non per importanza, ho già caricato io qua. Hai guardato se la sterza è dritto? Prima roba. Io tirerei giù la bici al cavalletto, così ci salti sopra e vedi se è dritto, Andreino. Con la gonna. A quanti newton metro tiriamo qui? 5. C'è scritto sull'attacco? No, l'ho inventato io. Ho fatto questo calcolo a mio figlio. Tec, è andata. Andata. E sopra? È tirata? Sopra l'hai tirata 38 no, metro. No. Ti senti giusto? La serie sterzo è giusta? Gira il manubrio? Tutto a posto? Com'è? Mi sembra un po' troppo veloce di ritorno. Solo a guardarla. Viene su a stecca.
Prova il blocco. Sembra morbida. Prova il blocco. È molla, è quello lì il bello del molla. Che è tutta morbidosa all'inizio anche. Com'è il blocco? La Madonna! Impressionante, eh? Rigida, è rigida, andiamo a fare cross country. Cross country debutto con questa, facciamo i tempi. Sicuramente rispetto alla pike blocca 200 volte di più. No, devi evitare, scusa se è troppo veloce. Dagli anche tre, dai. Come vedete ragazzi, il ritorno è uguale a quello delle forcelle Fox. Meglio? Troppo lento. Troppo lento. Non lo potrò dire io, mia sensazione. Poi farò i setting io sul trail. Beh, ovvio, sul trail. Poi ci parlerai dopo con la GoPro nel suo setup. Niente, direi che montaggio finito. Il nostro Andrino si cambia e ci farà vedere. Oh Andrino, aspettiamo il tuo resoconto allora. Buongiorno ragazzi, oggi vi terrò compagnia io. Mi dispiace che non ci possa essere Ziri, in quanto vi avrebbe saputo dare sicuramente un parere più oggettivo del mio. Io mi limiterò un po' a raccontarvi quelle che sono state un po' le mie sensazioni. Ho chiuso tutto e devo dire che la rigidità è una bomba. Blocca completamente tutto e ti permette di spingere bene anche in salita senza che la forca affondi. Oggi non andrò a provare chissà quali discese impegnative o tecniche, perché questa Canyon Stoic era stata mandata per Zili ed è quindi una taglia L e a me risulta molto lunga e non troppo facile da gestire. Nonostante questo, proviamo ad andare a divertirci un po' nel su e giù della Val Tenesi. Primo pezzettino tecnico in salita arriva adesso, non sbaglio quasi sempre. Vediamo questa Canyon come si comporta, ma sicuramente se non ci riesco il problema è la mia gamba e non la bici. E invece sono riuscito, strano ma vero, ma che bello che con l'abitino blu. Ho dato un'occhiatina al volo prima di fare la discesa, il sito della forca, e ho visto che oltre all'apertura, alla chiusura, c'è semplicemente da regolare questo che è il rebound. Io ho dato due click perché mi sembrava un po' veloce, ma per il resto ho letto anche sul sito che è una forca molto intuitiva e facile, fatta per divertirsi, quindi non ha troppe regolazioni e smanettamenti. Da parte mia, che non ne capisco assolutamente nulla, di solito mi affido a Ziri o altri per capire un po' come si regola, è una cosa che va a mio vantaggio. Che bomba! Wow! Super morbida, che bello. La sento molto morbida, è una cosa che a me piace molto. Ah, altro punto panoramico. Per non fargli la fotina. Oh, per quello che ho fatto finora, nonostante la bici sia grande, per me mi sto divertendo un sacco. Cioè, proprio bella. Sbagliato strada. Opla. Sì. Non è stata una grande idea. Ai 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 ai. Prossima volta lo zio gli chiediamo l'upgrade della borraccia. Giro finito, siamo tornati in negozio. Mi dispiace non avervi portato a fare chissà quale trail, ma non avevo troppo tempo in pausa pranzo e poi era un po' che non usavo questa bici, volevo provare un attimo a vedere come andava. Magari dal prossimo video, dove andremo a fare degli altri upgrade, andiamo a fare qualche bel trail un po' più divertente, un po' più lungo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video e siamo arrivati anche alle conclusioni. Io purtroppo non posso raccontarvi molto di questa Marzocchi Bomber Z1 Coil, invece il nostro Pialo, ma penso che vi abbia già raccontato qualcosina, può trarre delle conclusioni. Cosa ci racconti, Pialo?
ci sono i grilli. L'ho trovata molto morbida in discesa, che è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, anche per quanto riguarda le regolazioni, non ho dovuto smadornarci o capire, cercare di ruotare per il setting. Era molto super facile, no? Sì. Qua aperto, chiuso, due clic sotto. Quindi blocco anche totale. Blocco da paura. L'ho trovata molto rigida. La Pike me la ricordo che era un palettino. Vabbè, era pompata molto più PSI per te, quindi era più rigida del dovuto, però ho notato molto quella cosa qua. Non ho fatto chissà che trail o cose perché la bici è molto lunga per me, quindi sono un po' sdraiato. E perché secondo me dobbiamo andare a fare un piccolo problema di freni che adesso risolveremo, quindi ragazzi nei prossimi episodi state con noi perché andremo a cambiare davvero ancora tantissime cose su questa Stoic. Come dice il nostro Pialo, ovviamente una forca a molla toglie un sacco di problemi perché non abbiamo la parte dell'aria che va regolata token non token. Da una parte vi semplifica molto la vita se non siete amanti delle manutenzioni e del setting, dall'altra secondo me però va perso un attimo più di tempo all'inizio, soprattutto se non siete nel range di peso per la molla montata di serie. Fatta quella regolazione lì, trovata la molla giusta per il vostro peso, potete andare a giocare un po' con il precarico e avete solamente il rebound sotto da regolare, quindi super super facile. E ovviamente questa è una forca pensata per essere montata come abbiamo fatto noi e usata proprio hardcore fino alla fine. Direi che aspettiamo i vostri commenti qui sotto, fateci sapere cosa ne pensate, se avete anche voi una Stoic o un frontino da enduro vogliamo sapere come l'avete impostato a livello di forca, ruote, trasmissione e freni, così magari prendere anche spunto per i prossimi episodi. Prossimi episodi che arriveranno molto presto perché adesso appena chiamiamo questo video filmiamo il prossimo upgrade che riguarderà le ruote, uno secondo me dei componenti fondamentali, soprattutto dei componenti di cui si sente poi più la differenza ed il beneficio quando andiamo a modificare un frontino come questo. Quindi ragazzi, è la prima volta che arrivate qui, iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo al prossimo video.